Siamo con il celebre giornalista e scrittore Vittorio Messori. Siamo a 100 anni dalla prima apparizione di Fatima. Qual è il messaggio che è ancora valido per i cristiani di oggi, cattolici di oggi? Ma i messaggi dell'apparizione mariana sono sempre validi perché Maria non fa che confermare il Vangelo. Maria, il compito di Maria è quello che lei stesso ha enunciato a Cana: fate tutto quello che mio figlio vi dirà. E in particolare per Fatima direi che è importante oggi il fatto è che è un'apparizione al contempo rasserenante ma anche inquietante. Addirittura ai veggenti viene mostrato l'inferno e ne hanno un grande shock. Dell'inferno, come sappiamo, neanche i preti, neanche i vescovi osano più parlare. E Maria, che grazie a Dio è politicamente scorretta, ricorda anche al clero, che spesso lo dimentica, che esistono anche i novissimi. Direi che quindi come dire, l'importanza particolare di Fatima stia nel fatto che ci ricorda che nel Vangelo appare certamente un Dio di misericordia, ma è anche un Dio di giustizia. La misericordia e la giustizia devono viaggiare assieme. L'insistenza attuale sulla sola misericordia significa strappare molte pagine del Vangelo, le quali parlano molto chiaro della severità con cui il giudizio sarà operato. Un'ultima domanda su Medjugorje, cosa ne pensa Vittorio Messori su queste presunte apparizioni mariane? Su Medjugorje io sto con la Chiesa, cioè non prendo posizione. Non prendo posizione e aspetto appunto che vengano rese note le pagine di questa lunga inchiesta e capitanata del Cardinal Guini. Il rapporto è già pronto da più di un anno almeno, se non di più, ma è chiuso in qualche cassetto vaticano. Probabilmente non vogliono presentarlo, non vogliono parlarne perché effettivamente Medjugorje è un problema alla Chiesa. Medjugorje è stato il più grande movimento, diciamo, pastorale del dopo concilio. Molta gente ha ritrovato la fede a Medjugorje e nello stesso tempo però l'episcopato locale è sempre stato ferocemente contrario, soprattutto i due vescovi di Mostar, per cui appunto la Chiesa si trova un bivio: o dare torto ai vescovi o dare torto alla sensibilità del popolo, che appunto. E quindi io aspetto perché non ho appunto, sono stato a Medjugorje, sono stato tra i primissimi e ne ho avuto una buona impressione. Però, ripeto, non bastano le impressioni, in questo caso bisogna che la Chiesa finalmente si pronunci e ci dica appunto che cosa dobbiamo pensarne. Grazie.